Il libro che vi consiglio è un libro di Mordecai Richler, famosissimo per la versione di Barney. Il libro che vi consiglio suo si chiama Solomon Garsky è stato qui, è un libro dell'89, sempre pubblicato da Adelphi. È uno dei miei libri preferiti, uno dei libri della vita, anche perché è un libro che si snoda su tre continenti diversi, interessa cinque generazioni di questa famiglia Gorski, che sono una famiglia abbiente canadese, che hanno un po' un passato un po' oscuro. La storia si concentra soprattutto su uno dei membri di questa famiglia che si chiama Solomon, appunto Solomon Gorski, personaggio enigmatico che è un po' alla stregua del fu Mattia Pascal, insomma, inscena la propria morte in modo tale da reinventarsi una nuova vita, insomma, molto migliore di quella precedente. Il protagonista di questo libro si chiama Moses Berg, è uno scrittore emergente, alcolizzato di Montreal, e un giorno rimane folgorato dalla storia di Solomon e decide di dedicare la propria vita a raccontare la biografia di questo essere sfuggente che lui, insomma, documentandosi riesce a intercettare qui e lì in giro per il mondo. Anche il personaggio di Moses Berger mi piace tantissimo perché è comunque un personaggio che ha varie sfaccettature, per esempio, a parte il fatto che dedica la propria vita a raccontare la vita di qualcun altro, comunque nonostante abbia un talento letterario riconosciuto, addirittura gli accettano un racconto su New Yorker, però lui evita, insomma, di pubblicarlo, sbatte il telefono in faccia all'editor del New Yorker che gli vuole pubblicare la storia. Vive sotto, insomma, questa figura paterna schiacciante che è suo padre, che era uno scrittore che non ha mai sfondato, che però si credeva uno scrittore famosissimo canadese, in realtà non lo era. Quindi Moses, insomma, sostituisce la figura paterna del padre di L.B. Berger con quella di Solomon Gaschi, a cui appunto dedica la propria vita. È un libro bellissimo, in commercio lo consiglio.